Non tutti vengono qui, solo un'infima minoranza. Quelli che hanno da liberarsi da una forte personalità, da una personalità compatta, la quale, benché morti, li tiene in certo modo ancora in vita. E gli altri no, non ci sarebbe ragione. Esercito immenso, oscuro, silenzioso degli anonimi. Passano direttamente dalla vita alla morte. Muoiono rapidamente, istantaneamente. Non fanno tempo a chiudere gli occhi e sono già morti. In vita sembrano vivi, ma non sono più vivi dei morti. Nascono per una impercettibile scintilla di vita che subito li spegne e traversano tutta la vita come morti. Passano, nessuno se ne accorge, né durante la vita né dopo. Corteo nero, silenzioso. Marciano come tutti qua giù e il loro stesso movimento è inavvertibile. Spariscono, si annientano. Massa. La massa li prende e se li divora, come una colata di catrame bollente dentro una caldaia di catrame bollente. E se non chiamo costoro i più felici, i più fortunati, è perché neanche la morte è riuscita a conciliarmi con questa saggezza da pantofola. Ma ci sono gli altri, i duri a morire. Dicono di costoro certuni che la durata della loro dissoluzione qua giù è in proporzione alla durata della loro fama lassù. Spiegazione intellettualistica. La verità è che la durata qua giù della loro dissoluzione è in proporzione alla compattezza della loro personalità. Quanto più compatta la personalità, tanto più lenta a disgregarsi. E si capisce? Così compatte certe personalità da sembrare indisgregabili. Ecco perché Rimbaud, laggiù, fila 11, è più lento a morire di Aleardo Aleardi. Qui sotto, in prima fila. Lenti a morire anche Weininger, Lautremont, Kafka. Altri invece, che sembra avessero a tirare la morte coi denti, e si diceva che lassù avevano lasciata una fama indistruttibile, si annullano anche prima del previsto. Guardi, quella poltrona, terza fila, reparto C, e quell'altra, fila 10, reparto P. Una era occupata da Carducci, l'altra da Pascoli. Vuote entrambe. Questi, i morti non ancora morti. Io li sorveglio, li seguo. So lo sforzo che fanno per arrivare alla morte ideale. Si immergono nel desiderio della morte. Si stringono come spugne per farsi assorbire dalla morte. Spalancano la bocca per respirare la morte a pieni polmoni, profondamente, come il malato in sala operatoria respira profondamente l'etere che gli dà l'anestesia, gli dà la morte. E come soffrono quando sentono che respirano invano. Come soffrono quando sentono che il sonno non apre le fauci. Come soffrono quando sentono che la morte non li accoglie. Il loro tormento io lo sento, soprattutto di notte.